Tutti, io sono Mario Giudici e bentornati, benvenuti in questo nuovissimo videolog qua sul mio canale. Allora ragazzi, siamo con il sesto episodio delle notizie del Trapani calciomercato, ma io prima di iniziare con il video vi invito subito a lasciare un bel mi piace e ad iscrivervi al canale, che è molto ma molto importante. Allora ragazzi, in questo video andremo a leggervi le principali notizie di questi giorni, perché stranamente ieri rispetto agli altri 3 giorni precedenti non sono uscite molte notizie, cioè non c'è stato neanche un acquisto del Trapani e quindi insomma non ci sono state molte notizie, ma cercherò di farvi ecco un recap insomma delle poche notizie che ci sono state. Iniziamo dalla prima, perché il Trapani sta lavorando per un colpaccio in difesa, un esperto difensore centrale di campionati vinti, e si tratta di un forte difensore classe 1993. Si tratta di Fabrizio Carboni, che viene da 5 campionati vinti in Serie D. Li ha vinti con le maglie 2 volte del Gozzano, una volta con il Lecco, una volta anche col Foggia e un'altra volta con il Rimini. Appunto, il DS del Trapani, ovvero Gattino Chiavaro, starebbe lavorando un colpaccio da 90 per la difesa granata. E direi proprio che ci, ecco, insomma, ci andrebbe molto bene con un centrale di difesa al Trapani. Andiamo ragazzi con un'altra notizia che riguarda stavolta l'attacco del Trapani, perché tramite appunto delle voci sembrerebbe che il Trapani sia interessato a Agatino Mascari. Agostino, scusate, Agostino Mascari, ex giocatore l'anno scorso insomma, giocatore del Paternò, che l'anno scorso, io me lo ricordo, fece parecchi gol. Appunto, sembra che il Trapani sia interessato appunto appunto a Mascari. Per quanto riguarda invece gli under, il Trapani ha forte interesse per il giovane Girolamo Mazzara, classe 2004, che potrebbe rientrare negli under assieme momentaneamente a Mangiameli e Pipitone. Per quanto invece riguarda in generale, insomma, tutti i giocatori vicino al Trapani, diciamo che il Trapani momentaneamente sta pensando a giocatori come Gonzales, come Passador in porta, come Aberti appunto anche in porta, come a Falcone che vi ho fatto il video l'altra volta, come a Civilleri, come a Galletti, anche come a Ortolini, ecco, ex giocatore se non erro, prima della Cirial e poi della Gelbito. Insomma, il Trapani sta cercando di muoversi con i primi colpi, ragazzi. Per quanto, scusate, invece riguarda la rosa complessiva del Trapani, finora il Trapani ha 15 giocatori. Vi andrò un attimo a leggere. Il Trapani fino ad ora come portieri ha solamente Di Maggio. Come difensori c'ha momentaneamente De Pace, Mangiameli, Barbara, Francesco, non Alessio, Canino, Angileri che rientrano dal prestito, centrocampisti Kosovan, Zampa, Cangemi, Spadaro, che è un under se non erro, Pipitone che rimane un under, D'Amico stessa cosa che rimane e che è un under, attaccanti momentaneamente il Trapani ha Oddo, Said e Vitale, e appunto anche Musso che dovrebbe essere appunto confermato. Ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, se fosse così, lasciate un bel mi piace ed iscrivetevi al canale. E noi, ragazzi, ci rivediamo ad un prossimo video. Ciao!